Niente, abbiamo fatto una brevissima relazione introduttiva dicendo che la nostra professione è in streaming, come tutti voi sapete, tutto è registrato, e quali sono i disegni di legge che abbiamo iniziato che riguardano l'edilizia, i centri storici. Stiamo facendo dei passaggi importanti sulla legge dell'acqua, già c'è stata l'approvazione del primo articolo e speriamo di incalzare sui lavori. Parchi e riserve, comunque sarà un lavoro molto lungo. I punti che ci sono stati chiesti sono stati quello dell'albo guide naturalistiche e legge speciale di istituzione del GeoCity. In quanto questa professione oggi non è normata, è un po' chiamiamola fai da te, ci sono delle guide specializzate, sono poche, che hanno dei titoli, delle qualifiche, altre che si cimentano in questo lavoro. La proposta è quella, per via amministrativa, quindi tramite risoluzioni, di far approntare un lavoro di rilascio di un titolo per chi già opera, previo esame e verifica di un minimo di requisiti, e poi la formalizzazione con la pubblicazione in gazzetta di un vero e proprio corso di studi e delle caratteristiche che deve avere una guida naturalistica, perché questo settore che potrebbe avere un potenziale di svolta di posti di lavoro e attrattiva per il turismo non sia affidata al fai da te. A questo si è aggiunto anche la definizione della guida subacquea, che in altre regioni come Liguria e Toscana, dove ci sono delle norme di riferimento, possiamo anche approntare in Sicilia, che è una tra le ultime regioni a non avere regolarizzato la posizione di questi lavoratori. Si è formato un sottogruppo di lavoro di cui abbiamo la mail, le mail qui segnate, e quindi ci scambieremo le informazioni. Si è anche parlato di Sicily Pass, ossia un biglietto unico per l'accesso nei musei e anche ai trasporti, che era un percorso che si era iniziato nello scorcio di ultima legislatura, quindi quella lombardo, che però si è esaurito in un progetto sperimentale che era finito. La collega La Rocca aveva presentato un'interrogazione, noi ce lo siamo ricordato, l'abbiamo interpellata e ci diceva che in effetti nel piano di propaganda turistica dell'anno scorso era presente come priorità per migliorare i servizi turistici, ma quest'anno non è stato inserito dall'assessore Cleo Licanzi. Ma dato che abbiamo una ferma convinzione, visti anche i risultati della sperimentazione della scorsa legislatura, degli effetti positivi, perché il turista viene invogliato a visitare siti di seconda scelta, non perché non siano meritevoli dell'interesse, ma perché non sono molto pubblicizzati, e poi si eliminano le code, si limita i ritardi, perché se noi avessimo un biglietto unico, il turista avesse un biglietto unico, sarebbe più invogliato. E quindi attraverso una risoluzione che presenteremo in commissione, chiederemo, impegneremo il governo a riproporre questa esperienza e a consolidarla, non più in forma sperimentale, ma in forma diffusa su tutto il territorio. Abbiamo parlato della legge sull'amianto, chiaramente è una legge che è stata esitata nel maggio, è la legge 10 del 2014, che vi invito tutti quanti a leggere. Come molti di voi hanno ricordato, nella scorso estate abbiamo inviato una mail a tutti i meetup mettendo in copia il modulo elaborato dall'ufficio speciale amianto, perché parecchi comuni, ma solo 50 hanno risposto, inviando le schede pubblicandole sul proprio sito comunale, facendo il censimento dell'amianto in base all'autodenuncia dei cittadini privati, e le hanno rinviate all'assessorato che sta provvedendo a fare una mappatura. Questa settimana proprio faremo un'audizione, se voi avete visto sui nostri profili, siamo state proprio in visita all'ufficio speciale amianto, facendo delle scoperte abbastanza inquietanti, ma anche altre piacevoli sorprese, nel senso che c'è un gruppo con un dirigente molto volenteroso che ha già elaborato le linee guida per la redazione dei piani per l'amianto che riguardano i comuni, perché questa legge, che vi consiglio a tutti quanti di leggere, ha tre macro aree: una riguarda la sanità e la prevenzione, una riguarda l'ambiente, uno la sicurezza dei posti di lavoro e l'INAIL. Sono già stati attivati questi tavoli, hanno già preso i contatti con gli assessorati di riferimento, quindi salute, previdenza sociale e lavoro, e
aziende attraverso l'ARPA, però questa mappatura a livello comunale periferico ha avuto poco successo perché non tutti i comuni hanno pubblicato, non tutti i cittadini l'hanno saputo e soprattutto sono stati intimoriti dal fatto che facendo l'autodenuncia potevano incorrere in sanzioni, multe o dover sostenere delle spese. La legge è totalmente finanziata, nella nuova programmazione obiettivo 6 ci sono i fondi per le bonifiche, i comuni saranno sostenuti nell'azione di bonifiche. Per quanto riguarda la scelta dell'impianto che viene indicata nella legge, noi abbiamo già preso contatto con tutti quanti, avrete visto sul posto di Grillo sui nuovi impianti costruendo in Puglia per il trattamento dell'amianto con il siero di latte. Abbiamo già parlato, io avevo incontrato Roveri l'anno scorso a ottobre, ho parlato anche con l'imprenditore, ci ha dato dei file, a questa mail list, ma comunque a tutti i meetup invieremo i file che spiegano l'impianto, le linee guida, il riassunto relazione per la legge, che però andrebbe letta, cioè l'ho capita io piano piano, quindi la potete capire anche voi sicuramente. E questa settimana faremo un'audizione in cui svergogneremo alcune situazioni della protezione civile che non sta mettendo in condizione di lavorare e di attuare la legge, che è un passaggio fondamentale, perché senza le risorse della programmazione, dell'ultima programmazione che riguardano i fondi questi qui 2014-2020, perderemmo un treno che non possiamo permetterci di perdere. Sì. Poi abbiamo parlato quindi dei geositi, ci spiegava, mi sono scordata il nome, la guida naturalistica di Catania, quello pelato, ecco, che mentre esiste in effetti una sorta di mappatura dei geositi, è proprio l'approccio di come sono stati mappati, sono create delle piccole... dei puntini su una mappa scollegati, non messi in rete, difficilmente fruibili. Lui ci ha convinti a studiarci e magari proporre attraverso la loro collaborazione dell'associazione Etna Natura una vera e propria legge simile a quella della Toscana, dove tutti i luoghi naturali, siti geositi, le grotte ad esempio di interesse paleontologico e naturalistico o di biodiversità, vengono incluse in un unico vincolo di tutela e messe all'interno del demanio indisponibile della regione, ossia luoghi dove si possa valorizzare gli aspetti e non vengono invece deturpati e messi alla mercé di privati che distruggono questi luoghi, se ne impossessano come se fosse una proprietà privata e non permettono di valorizzare la risorsa. Qui c'è Valentina. No, volevo aggiungere soltanto agli amici geologi che abbiamo conosciuto oggi che nella nuova legge parchi e riserve che andremo a esaminare dopo la finanziaria ci sarà anche un articolo dedicato proprio a geositi, quindi anche lì già, se voi presentate una relazione di proposta, perché effettivamente già tutti gli emendamenti li abbiamo presentati, ve li possiamo fare anche vedere ed esaminare. Una proposta, ecco, di modifica a questo articolo, così come per le guide ambientali è presente un articolo a questa legge Parchi e Riserve, composta da ben 104 articoli. Quindi già sarebbe un modo, diciamo, per intervenire, oltre che in via amministrativa. Poi abbiamo fatto un punto della situazione sul piano regionale dei rifiuti, sapete che è scaduto nonostante ancora non sia stato approvato, siamo sempre lì sul pezzo, state addosso ai comuni, vi invieremo di nuovo il modello di esposto da presentare alla Corte dei Conti per i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi della legge, vi rinvieremo il modulo, l'estratto della legge, tra l'altro di carattere più generale. Vi ricordo, se non avete inviato la mail alla nostra segreteria, di farlo, perché ci sono stati dei problemi di comunicazione, vi arriveranno anche la proposta di delibera di Io non mi ammazzo che vi ho illustrato stamattina. Ciao. Allora, io relaziono relativamente alla prima commissione affari istituzionali, ma prima di tutto questo voglio dire grazie a tutti e complimenti a tutti. È stata una bella riunione regionale, almeno per quanto mi riguarda, perché finalmente abbiamo parlato di temi, finalmente abbiamo parlato di cose concrete e non ci siamo avventurati in dibattiti sul nulla, ma abbiamo parlato di cose serie e cose che speriamo e cercheremo di realizzare da qua ai prossimi mesi.
Nella commissione affari istituzionali ovviamente si è parlato di liberi consorzi, soprattutto da parte dei ragazzi di Piazza Armerina, e visto che sostanzialmente la legge è già stata approvata, quindi non è in realtà una cosa che possiamo fare da qua a venire, però ci siamo impegnati a sollecitare e a partecipare a qualsiasi evento di sollecitazione dei tre comuni, Piazza Armerina, Gela e Niscemi, in cui sono stati effettuati i referendum, per fare sì che la volontà elettorale espressa dal referendum stesso venga tradotta in un atto concreto e che quindi venga applicata la volontà espressa dai cittadini con questi referendum. Una proposta che è venuta dal tavolo in cui abbiamo lavorato è quella anche di modificare la legge elettorale dei comuni al fine di evitare il proliferare di liste civetta, diciamo create ad hoc per sottrarre sostanzialmente voti al movimento. Capita spesso di trovare candidati sindaci con 12 liste civiche d'appresso e noi, ahimè, con la nostra sola listarella a cercare di contenere numericamente una battaglia che diventa effettivamente difficile. Ci impegneremo in questo, vedremo come e in quale modo si può intervenire direttamente sulla legge a tal fine. Non ci sono stati altri. Ciccio, dove sei? Non mi pare, ti ricordi qualche cos'altro? Mi pare di no. Ah sì, sì sì, vero. C'è anche la proposta che va, questa anche questa studiata, di fare in modo che i comuni possano effettuare delle consultazioni referendarie online. L'idea è bella, ovviamente è il massimo esempio di partecipazione democratica, ma è chiaro che in un momento economicamente difficile come questo andare a imporre ai comuni di affrontare spese per software, server e quant'altro è oggettivamente una cosa difficile. Noi comunque studieremo la fattibilità legislativa della cosa, probabilmente se la cosa è fattibile la proporremo anche, ma ovviamente rendiamoci anche conto dei limiti economici entro i quali ci troviamo a muovere. Io vi ringrazio e vi saluto, farei anche strada visto che ho 2 ore e 40 di macchina per tornare a Palermo. Grazie. Salve a tutti. Allora, io insieme a Claudia eravamo nel tavolo bilancio e anche se siamo, e me ne scuso, arrivati in ritardo, però si è parlato di diversi aspetti, perché il bilancio è il primo indicatore di come una pubblica amministrazione vuole spendere le risorse, quindi si parla comunque di territorio, di pubblica amministrazione, di servizi essenziali. Un problema che è stato sollevato, o meglio, i problemi sollevati sono stati diversi, dai tempi del bilancio dei vari comuni, enti locali, alla veridicità e in particolar modo alla lettura del bilancio, che spesso è molto ostica non solo ai nostri consiglieri che magari sono presenti in molti comuni, noi in regione, ma soprattutto alla cittadinanza. E allora ci siamo confrontati, è un'idea che è nata dal tavolo, è il di proporre, cercare di accompagnare gli enti locali con un bilancio interattivo. Cioè ad oggi anche a livello ministeriale è possibile andare a verificare magari capitolo per capitolo o addirittura l'intero bilancio in PDF. Però noi effettivamente, ognuno di noi, quindi non solo noi che siamo componenti della commissione bilancio, non sappiamo a quel capitolo effettivamente l'esempio che è nato quante matite sono state comprate. Allora cercare di accompagnare, perché di questo si tratta, non possiamo né imporre né dire da domani tu comune, piccolo grande che sei, devi farlo in questo modo. E allora iniziare, come abbiamo fatto per la legge sulla partecipazione, il famoso 2% delle risorse che la regione trasferisce ai comuni deve essere utilizzato con forme di partecipazione democratica all'interno degli enti locali. La stessa cosa cercheremo a partire da questa finanziaria di inserire e di studiare come far diventare interattivo il bilancio attraverso i siti istituzionali. In questo modo, capitolo per capitolo, sia in entrata che in uscita, teoricamente chiunque, qualsiasi cittadino, può effettivamente andare poi a verificare sia la veridicità sia la congruità di quelle somme. Poi su quello effettivamente magari si fa una battaglia di tipo civico o più prettamente, diciamo, politico. Quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto importante, che so che ne avete parlato anche prima, era di inserire la sanzione
di questo famoso 2% di risorse che devono essere spese con forme di partecipazione. Io non so se è stato accennato, però brevemente lo riaccenno nuovamente. Questa legge, perché è diventata una legge regionale in finanziaria, la prima del 2014, nasce da un incontro proprio di partecipazione a Caltanissetta, dove in un incontro bellissimo come questo, alla fine proprio siamo usciti con l'impegno da parte nostra di presentare come emendamento, quindi una modifica a un disegno di legge, proprio la partecipazione al bilancio partecipativo. Era scritto in maniera diversa, la maggior parte, diciamo, dei deputati della maggioranza ha bocciato la parte della sanzione, perché è vero che è una legge, è vero che tutti dovrebbero rispettarla, però se non inseriamo una sanzione magari molti comuni non la attuano, perché tanto sanno che non ne pagano le conseguenze. Allora noi costantemente già l'abbiamo fatto e lo rifaremo adesso in questa finanziaria che dovrà essere approvata entro la fine aprile, inseriremo nuovamente una sanzione. Ci sono state diverse proposte, c'è chi dice di aumentare, quindi se il trasferimento parla di almeno il 2%, mettere una sanzione che ci tratteniamo, quindi che il comune non riceve quelle somme, 2%, 3%, 4%, noi presenteremo diverse tipologie di sanzioni per cercare di attuare la nostra, diciamo, legge che tutti noi abbiamo costruito, però questo poi speriamo che con confronto sia in commissione e poi in aula passi. Quindi questi sono i due aspetti. Poi un altro aspetto che è nato perché l'analisi e lo studio del bilancio è comunque materia abbastanza ostica, quindi abbiamo creato si è pensato di creare un Google Group dove, diciamo, chi faceva parte di quel tavolo, di volta in volta cerchiamo di aiutare, per chi si vuole approcciare all'analisi, allo studio del proprio bilancio comunale, avendo magari noi degli strumenti. Quindi verrà creato questi giorni questo Google Group che si occuperà prettamente di materia economico-finanziaria dei bilanci sia degli enti locali che della regione, quindi qualsiasi contributo è ben accetto. Come tavolo, diciamo, abbiamo parlato di questo e questo è l'impegno che noi ci siamo presi. Grazie. Buonasera a tutti, noi invece facciamo parte del tavolo della quinta commissione, cultura, formazione e lavoro. Avremmo voluto parlare di tante cose, però diciamo che il primo punto ci ha preso molto tempo. Il primo punto era beni culturali, ci siamo soffermati sull'utilizzo fondamentalmente sbagliato che si fa dei nostri beni culturali, lo sappiamo tutti, manco a dirlo, la Sicilia potrebbe vivere di turismo, ma c'è un problema sia di gestione che infrastrutturale. Però abbiamo cercato di analizzare le criticità un po' più nello specifico e in particolare, visto che si parla sempre di mancanza di fondi o mancanza di personale, perché i siti molto spesso capita che rimangano chiusi la domenica o nei festivi e cose varie, abbiamo cercato di capire perché e soprattutto come incidere per utilizzare personale regionale che già fondamentalmente la regione paga, quindi il problema dei forestali, come non fare esternalizzare a ditte esterne la pulizia dei parchi archeologici e utilizzare quindi il personale della regione che tra l'altro è già previsto che venga utilizzato in questi siti proprio grazie a una legge che ha inserito, a un articolo che ha inserito il Movimento 5 Stelle che prevede l'utilizzo dei forestali nei comuni per il verde pubblico, nei parchi archeologici e cose varie. È un problema non solo gestionale ma anche burocratico e anche sindacale, perché molto spesso qualche direttore virtuoso di parchi archeologici magari fa la richiesta per avere dei forestali per fare la pulizia e la manutenzione ordinaria dei siti, ma gli viene detto che non li possono mandare o non gli viene risposto proprio perché per farsi quindi 10 km possibilmente bisogna pagare la trasferta, bisogna pagare lo straordinario, bisogna pagare una serie di cose che purtroppo
si possono risolvere a livello di concertazione sindacale, perché è un problema di contratto collettivo nazionale del lavoro. Però ciò non toglie che sicuramente...